Lucrezia Formenti, schiacciatrice, all'occorrenza libero del volle Soverato, uno dei volti nuovi, il campionato è iniziato nel migliore dei modi. Soverato, eh, in testa, le tue sensazioni dopo queste prime quattro giornate? Sì, ehm, col passare delle giornate stiamo migliorando sempre di più e anche con l'arrivo delle due straniere... La situazione sta andando sempre meglio, eh, domenica giocheremo contro Perugia, che sarà sicuramente una partita molto difficile. Ma col lavoro che stiamo svolgendo molto bene in palestra sono sicura che otterremo dei bei risultati. Dopo alcuni anni in più, l'anno scorso l'esperienza in A2 ad Olbia, quest'anno l'esperienza in A2 a Soverato. Cosa ti ha spinto ad accettare questo progetto? Una squadra che ormai milita da tanti anni in questa categoria e che nutre grandi ambizioni. Sì, mi trovo molto bene assoverato e sono stata molto onorata di venire qui, eh, anche la società è sempre molto disponibile, lo staff, le ragazze, e, insomma vabbè il progetto è molto ambizioso e sono fiera di far parte di questo gruppo. Domenica si affronta Perugia in casa, l'obiettivo logicamente è quello di continuare questa scia positiva? Sì, assolutamente, sarà una squadra molto difficile da affrontare ma lavoreremo come stiamo già facendo anche a video molto bene sugli attaccanti, sui centrali e dovremmo sicuramente affrontare ogni pallone come se fosse l'ultimo. Coach Barbieri, domenica si torna al Palascoppa, il volle soverato ospiterà il Perugia, un'altra partita importante per proseguire questa scia positiva, che partita si attende Coach Barbieri contro una squadra che ricordiamo di partite ne ha giocate tre e non quattro perché ha già osservato il proprio turno di riposo? Sì, loro hanno fatto di buoni, buoni risultati perché hanno perso con Cuneo ma forse ci poteva, ci poteva anche stare. È una squadra che ha sicuramente un grandissimo potenziale in attacco, quello è la loro arma migliore e perciò dobbiamo su quello essere bravi a contrastare con un, con un buon correlazione muro-difesa perché contro di loro è molto importante. Un soverato che ha dimostrato anche a Baronissi di effettuare progressi partita dopo partita adesso un'altra settimana di lavoro quindi sensazioni sicuramente positivi e, e l'euforia si avverte anche nell'ambiente perché anche i tifosi sono molto entusiasti di questo positivo avvio di stagione. Sì sì, questo sicuramente i risultati fanno, fanno sempre piacere. Come hai detto giustamente la scorsa settimana non avendo il doppio impegno abbiamo questa settimana, scusate, abbiamo potuto lavorare molto bene, con grande attenzione, perciò penso che abbiamo fatto un ulteriore, un ulteriore passo in avanti e questo è un aspetto importante per il futuro perché come abbiamo già detto più volte abbiamo iniziato un po' tardi e poi subito con gli infrasettimanali abbiamo fatto fatica a mettere a posto diverse cose, adesso il tempo c'è stato, perciò stiamo veramente crescendo. Infine, addentrandoci un po' di più nel dettaglio tecnico, che tipo di squadra si attende Coach Barbieri da questo Perugia? Che tipo di squadra è? E quali sono le maggiori caratteristiche? Sappiamo che è una squadra che nel suo roster vanta anche degli elementi di esperienza che sono esperti di questa categoria. Sì, certamente, come abbiamo già detto, hanno attaccanti molto pesanti perché soprattutto la Pascucci, la Repice, la stessa Zuletta, sono giocatori di, di grande esperienza che hanno fatto anche il campionato di A1, perciò il loro valore lo sappiamo, l'attacco come abbiamo già detto è sicuramente la loro ama in più e poi gioca Rimoldi, gioca Mazzini, stanno alternando le due palizzatrici, perciò non è facile da leggere sotto l'aspetto tattico quando c'è questa grossa alternanza perché sono due palizzatrici che comunque hanno delle caratteristiche diverse.